Bentornati, nuovo appuntamento con Facciamo Finta Che. Bentornato il nostro amico Giorgio Baietti, come stai? Benissimo, come sempre, te l'ho già detto, quando sono qui facciamo finta che non bene, benissimo. Grazie di Eccellente. cuore. Un abbraccio anche a tutti i fedelissimi, gli abbonati, i veterani. Grazie di cuore anche Lizzi per la donazione in chat. Un abbraccio a chi ci segue sempre. C'è anche una sorpresa a fine serata, ve l'annunciamo fra un po'. E bentornato anche in regia il giovane Mesbet. Tra i più attesi, Giorgio, abbiamo già un ciclo di puntate. Avrai la tua playlist dedicata sul nostro canale. Vi invito anche a recuperare le puntate precedenti, ci sarà modo anche di incontrarci di persona e fare poi magari qualche tour assieme. Per ora possiamo anche svelare che il 22 ottobre a Torino ci sarai anche tu. Sì, assolutamente, assolutamente, una data importantissima a cui non mancherò per nulla. 22 ottobre a Torino. E vi do anche questa grande notizia, visto anche l'entusiasmo che state dimostrando, ho pensato di fare le cose in grande, quindi avremo un teatro. Quindi un teatro per Facciamo Finta Che, mossa ambiziosa, spero che insomma sia anche di buon auspicio per il numero di persone che decideranno di venire a Torino insieme a noi e abbracciarci di persona. Detto ciò, io direi andiamo un'ora filata sull'argomento. L'argomento è molto delicato, è la caccia alle streghe. E allora, Giorgio, a te la palla e raccontaci un po'. Poi, verso la fine, se avete delle domande, ve le faremo fare. Le streghe, tremate, tremate, le streghe sono tornate. Oggi è venerdì, domani è sabato e come nella tradizione delle streghe, domani si sarebbe svolto il Sabba. Prende il nome da Shabbat, no? Termine ebraico. E il Sabba si faceva appunto di sabato. Anche se Jean Bodin in un suo libro, un suo testo molto importante, no? Noi abbiamo dei vari testi che sono il Maleus Maleficarum, e altri sulla demonologia, però ci dice che è stato fatto anche di lunedì. È raro, ecco, in genere il sabba veniva appunto fatto di sabato, ma visto che siamo in tempi cronologici, che tra poco è sabato. E le streghe chi erano? Le streghe erano innanzitutto all'inizio uomini e donne, quindi c'erano gli stregoni e le streghe. Perché ti dico questo? Perché abbiamo già dei dettagli nel Levitico. Nel Levitico, nella Bibbia, appunto nell'Antico Testamento, c'era scritto di non esitare a lapidare negromanti e indovini, e parla al maschile, non indovine, indovini, perché appunto era necessario quindi sterminare queste persone dell'Antico Testamento, ripeto, che facevano un qualche cosa che andava oltre la religione e quindi invocavano praticamente il male. Quando è che si comincia a parlare invece di donne? Dobbiamo aspettare un po' di secoli, dobbiamo aspettare intorno al 1200, 1258, quando abbiamo un primo processo alle streghe, un primo processo che viene fatto, ma senza esiti, diciamo, nefasti per queste, passami il termine, povere donne. Il primo rogo purtroppo avviene nel 1275 a Tolosa. E fermiamoci un attimo su questa città. Sta per uscire un mio libro sui Catari, che poi ovviamente presenterò, facciamo finta che, visto che è il mio canale per eccellenza, dove si parla in modo preponderante di Tolosa, questa città del sud della Francia, dove che diventerà uno dei capisaldi del mondo dei Catari, questa religione dualista che è stata annientata per volere di Papa Innocenzo III metà del 1200. Ebbene, nel 1275, quindi pochi anni dopo, pochi decenni dopo la caduta di Montsegur nel 1244, abbiamo un primo rogo in cui viene appunto mandata, bruciata una strega. A Tolosa sono stati fatti tanti roghi in cui mandavano a bruciare i catari e catare, anche delle donne, ma in questo caso parliamo di un processo di stregoneria. Papa, questa caccia alle streghe, se vogliamo, la dobbiamo ad un papa, in un certo senso, che è Gregorio IX,
che nel 1233, e fa proprio un'enciclica, e è il primo che alza la voce a livello ufficiale contro le streghe, contro queste donne che secondo lui, secondo questi uomini, questi giudici, invocavano il diavolo, ma non solo lo invocavano, ma avevano rapporti sessuali con il diavolo, o almeno avevano dei rapporti di viaggio con il diavolo. Perché? Perché queste donne venivano prese di notte, portate al Sabba dal diavolo in persona, che le proprio le prendeva fisicamente e le portava in questo, in genere un prato, dove si ponevano in cerchio, si accendeva un fuoco e vi erano questi rituali, no? Abbiamo visto le Wicca, tutto, basta andare su qualunque canale internet e troveremo centinaia di pagine. Le streghe si ungevano di grasso, proprio nei processi si dicevano, e questo grasso lo prendevano dai bambini, quindi una cosa veramente aberrante, no? Questo, quindi questi bambini uccisi, prendergli il grasso, una cosa veramente anche schifosa, brutta anche da dire, però così ci dicono questi testi, prendevano il grasso dai bambini e si ungevano il corpo, non tanto per un rituale particolare, perché questo grasso faceva sì che il tocco del diavolo che le prendeva, le abbracciava, non le incenerisse, perché ovviamente sai che non si può guardare il demonio, non si può essere certamente toccati da lui. Queste erano donne. Ungendosi di grasso di bambino, quindi erano immuni dal tocco del diavolo, il famoso tocco del diavolo. E nel Sabba cosa succedeva? Succedevano innanzitutto danze, musiche, canti e soprattutto questo accoppiamento con animali, in genere il caprone, identificato come l'emblema del satanismo, e il diavolo in persona. Abbiamo un quadro famoso di Goya che si vede proprio un'immagine in cui si vede questo consesso carnale appunto tra queste donne, queste streghe e Lucifero in persona. Abbiamo anche dei personaggi famosi nella Chiesa come Tommaso d'Aquino, uno dei padri della Chiesa, al quale dice che bisogna condannare questo commercio sessuale col diavolo. Proprio si credeva fermamente che queste donne potessero avere dei rapporti con il principe del male. E da qui allora la Chiesa si è scatenata. Ma attenzione, non soltanto la Chiesa cattolica romana apostolica, la Chiesa di Roma, ma anche la Chiesa protestante, e non saranno da meno i protestanti. Negli Stati Uniti avremo dei roghi, più importante quello di Salem Slot, no? Nel Salem, gli ultimi giorni di Salem Slot di Stephen King, da manuale, no? A Salem, Massachusetts, in cui vengono proprio bruciate delle streghe perché avevano dei comportamenti particolari, molto strani, parlavano in un modo strano, forse probabilmente parlavano in altre lingue, facevano delle cose che per i ben pensanti del tempo le venivano bollate come donne che avevano questo consesso carnale col diavolo e quindi il diavolo parlava attraverso loro. Molto spesso erano donne che avevano bisogno più che altro di cure psichiatriche magari, però per il tempo questo aspetto era esclusivamente demoniaco e basta. Sulla caccia alle streghe si può dire che sia la Chiesa cattolica sia la Chiesa protestante vanno a colpire delle donne, quindi qui adesso a questo punto non è più Levitico che parla anche di negromanti e di indovini, ma proprio di donne, nel quale che avevano delle conoscenze, essenzialmente avevano delle conoscenze della natura, conoscenze di erbe, conoscenze di fiori particolari, e queste donne riuscivano quindi con quello che offriva la natura a curare delle ferite, a curare malattie. E proprio per questo venivano viste con sospetto, perché si diceva che questa cura del corpo, e non dell'anima, ma del corpo, poteva essere soltanto frutto del demonio, perché l'anima aspettava a Dio e il corpo aspettava al demonio. Beh, in questo caso è un termine, se vogliamo, catara, no? Per cui il corpo fisico era un qualche cosa creato dal Rex Mundi, cioè il Dio della materia, sicuramente non positivo, e mentre l'anima, lo spirito, era del Dio vero, e che quindi il corpo fisico non meritava nulla di che.
Queste donne invece sapevano curarlo. Io ti avevo già raccontato, ma mi ripeto perché è significativo il fatto, di un episodio che ho potuto toccare con mano quando mio nonno, cavaliere di Vittorio Veneto, quindi mancato da una trentina di anni, e aveva preso una fortissima insolazione in campagna, no? E mia mamma voleva chiamare appunto un'ambulanza, portarla in ospedale. Lui con un filo di voce ha detto: no, chiama Clarina. Clara era una donna alta 1,40 m, credo che non arrivasse al 1,40 m, analfabeta, sempre vestita di nero, che era sempre nei boschi, ma conosceva la natura. Clara è venuta in casa, ha visto mio nonno queste ferite, veramente queste ciocche, proprio stava veramente male, febbre alta, proprio da ricovero ospedaliero, parliamoci chiaro, classico colpo di sole. È andata nel prato, lì nei boscoli vicino a casa mia, è tornata con un intruglio, uno stranissimo intruglio che lei teneva tra le mani e massaggiava come se fosse, come se facesse la pasta, lo ha cosparso sulle ferite, diciamo, sul corpo di mio nonno, è guarito nel giro di, credo, un quarto d'ora, 10 minuti, immediato. È un sollievo immediato. Mi dispiace che anche questa donna sia mancata da molti anni, perché avrebbe fatto i miliardi, ecco. Avrebbe potuto mettere su un'erboristeria dove avrebbe sicuramente fatto i soldoni, ma non era questo il suo scopo. Questa sarebbe stata bruciata se noi avessimo detto: ah, sai, questa donna ha guarito mio nonno in 10 minuti, scandalo, avrebbero detto, come dove ha trovato queste erbe, queste cose, è stato il diavolo a dirglielo, perché si è congiunta col diavolo, figuriamoci, una vecchietta che certamente non ispirava questi aspetti sessuali, però avrebbero sicuramente detto questo e l'avrebbero messa anche al rogo, l'avrebbero torturata, perché queste povere donne soprattutto intelligenti, questa è la cosa che fa rabbia, donne che magari sapevano leggere, scrivere, e per questo erano malviste. Pensiamo al ruolo di Ipazia, no? La fine che fa Ipazia. E donne che conoscevano la natura, ma conoscevano anche l'animo umano, conoscevano magari anche le lettere, erano viste con grande sospetto in quel tempo, e bastava un nulla che venivano tacciate di stregoneria. Il problema era questa inquisizione. L'inquisizione si era fatta le ossa coi catari, no? Per tornare sull'argomento del mio libro, si erano fatto le ossa coi catari, avevano imparato i metodi per estorcere qualsiasi cosa. Queste donne venivano messe alla tortura, una tortura con dolori atroci in mani, e quindi chiunque avrebbe confessato qualsiasi cosa, avrebbero confessato con sessi sessuali col diavolo, con qualunque demone, con qualunque entità negativa, pur di finire questa tortura. E purtroppo molto molto spesso c'era il rogo. Io ti voglio parlare di una zona specifica. Bene, tutti i nostri ascoltatori penseranno a Triora. A Triora c'è stato una cacciata alle streghe, poi in realtà questo processo si svolge a Genova, dove ci sono anche delle condanne dei roghi. Ma c'è un'altra località che mi è molto cara, e che è Spigno Monferrato. Ripeto, Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, un paese veramente molto bello che invito a visitare, e dove ci sono veramente degli aspetti molto molto tangibili sulla caccia alle streghe. C'è una frazione, e io poi come al solito metti la mia mail, quindi chi vuole saperne di più mi scriva, mi contatti, e anzi li accompagnerò anche volentieri, perché tra l'altro apro un'altra parentesi, sono Montaloro, ecco, immeritatamente presidente di un premio letterario internazionale che si svolge a Spigno, Il vento dei Calanchi, che ha visto una forte, forte presenza di persone, di gente che ha scritto poesie, romanzi. Adesso c'è una giuria apposita che li valuterà. Io sono, come ti dicevo, immeritatamente il presidente di questa giuria, e daremo questa premiazione ai primi di dicembre. Quindi Il vento dei Calanchi a Spigno Monferrato. Spigno Monferrato è un paese delle streghe. C'è una frazione appunto da dove provenivano queste streghe. Mi è piaciuto moltissimo quest'estate, insieme ad alcuni amici, tra cui saluto l'amico Tino Boso, saluto tutti il presidente della Proloco, il sindaco, tutti gli amici di Spigno Monferrato, veramente un paese molto molto bello e molto ospitale, e siamo stati a fare questa ricerca proprio con un mezzo
molto potente, che è salito in cima a questa collina. Passavamo in mezzo a dei calanchi proprio veramente scoscesi. Questo villaggio abbandonato, questo era il villaggio delle streghe. Ci sono queste case ormai distrutte ormai dal tempo, dall'incuria, dalla natura che si era impossessata del luogo, completamente disabitato, ma lì c'erano le streghe. E in un luogo privato, che ovviamente è privato, che io ho potuto vedere, ci sono le vere celle delle streghe che sono state costruite nel 1600. Il 1600 è il secolo veramente della caccia alle streghe. Ebbene, queste celle non sono ottocentesche come quelle che potete vedere a Triora, ma sono di 200 anni prima, proprio fatte per rinchiudere queste streghe per il processo che lì a Spigno è stato fatto. Quindi Spigno, Monferrato, il paese delle streghe, dei misteri e di questo premio letterario, Il vento dei calanchi, che è la prima edizione. Altri aspetti interessanti riguardano appunto le streghe che venivano cercate per la conoscenza della natura. Siamo nel 600, è passato già l'epoca dell'umanesimo, è finito il Medioevo, con la scoperta dell'America, è passato l'umanesimo, è passato il Rinascimento, ma forse nel 600 si è fatto un passo indietro, perché non c'è più, non abbiamo più Leonardo, non abbiamo più Michelangelo, Raffaello. Abbiamo un secolo in cui la religiosità prende di nuovo piede e memore di queste bolle appunto del 200, di secoli prima, si ricomincia a cercare il male in queste donne. E il 600 sarà proprio il secolo in cui, secolo del barocco, ma anche il secolo nelle quali le streghe verranno condannate maggiormente. Abbiamo parecchie esecuzioni, parecchi roghi in cui venivano mandate appunto a morire queste povere donne, ma non tanto povere nel senso che sono state condannate, ma vere donne, donne di saggezza, donne di cultura, donne di sapienza. L'ultimo l'abbiamo nel 1793, guarda, in piena rivoluzione francese, c'erano stati appunto Robespierre, Giacobino, che in questo anno, 1793, abbiamo l'ultima esecuzione di queste streghe, della caccia appunto alle streghe. Ancora un dettaglio, poi se hai domande, se ci sono domande. Un altro paese, sempre della Valbormida, dove io appunto sempre accompagno persone, gruppi, grazie appunto a Facciamo Finta Che, sono tantissime le persone, tra l'altro sono reduce da viaggio di ricerca in Toscana. Saluto i cari amici di Campagnatico, di Montalcino, e la mia carissima amica Claudia Cinque Mani, che proprio anche sulle streghe, sui misteri di Maremma, ha pubblicato questi due bellissimi libri, dove analizza, tra gli altri, non ha fatto solo questi, e analizza anche proprio queste streghe in questo libro qua, appunto, Tradizioni magiche in Maremma, proprio delle streghe che erano in questa zona della Maremma toscana. E quindi ti fa capire che un po' in tutta Italia, in Francia, in America, appunto in Massachusetts, a Salem, c'erano questi processi che si estendevano a macchia d'olio. Ebbene, volevo restare ancora in zona Liguria, sempre vicino a Spigno, se vogliamo, a Cengio, dove c'è un castello, dove abbiamo un'impronta nella pietra, che ho detto quando abbiamo fatto l'altra trasmissione, detta del diavolo, perché lì può cadere anche un metro, due metri di neve, e si scioglie sempre, l'impronta rimane sempre asciutta, e la chiamano l'impronta del diavolo perché la tradizione dice che sotto ci sono le fiamme dell'inferno e quindi la neve si scioglie. Però caso strano, visto che ho detto che il diavolo prendeva queste donne, le abbracciava cosparse di grasso di bambino e le portava al sabba, a un chilometro scarso abbiamo un sentiero che si chiama, caso strano, il sentiero delle streghe. E dove va a finire il sentiero delle streghe? Al Prato del Sabba. Ti dico questo perché io mi ricordo, ero lì appunto a Cengio, a Cengio Alto, un paese che amo molto, e mi si avvicina una signora molto, molto anziana e mi dice, vede questo sentiero qua e porta a un posto che mia mamma, quando ero bambina, non voleva che andasse a giocare lì.
Gli ho detto, come mai signora non poteva andare a giocare giù da questo sentiero, un sentiero del tutto anonimo? Perché questo era il sentiero delle streghe e portava al prato del sabbo. Io ho detto sabba, ah sì sì sabba, vedi, non sapeva neanche che cosa fosse questa parola, appunto da shabbat, no? Da sabato, il prato del sabba. Allora dico, caspita, allora i conti tornano. A un chilometro c'è l'impronta del diavolo, quindi il diavolo faceva base lì, spiccava il suo salto, probabilmente spiccando questo salto ha lasciato la sua impronta nella roccia, e prendeva queste streghe e le conduceva a questo sentiero e le portava al prato del sabba. Quindi vedi, anche a livello locale ci sono molte, molte di queste testimonianze ancora oggi. Ancora oggi, se vogliamo, nella città, ci sono delle persone che sono appunto malviste proprio perché conoscono la natura, sono viste... No, certamente non le mandano più al rogo, per fortuna, però sempre come streghe, come stregoni, no? Persone che appunto strane, invece di prendere, di andare in farmacia, vanno in un bosco. La loro farmacia è il bosco. E conoscono delle erbe, conoscono delle cure particolari per cui riescono ad arrivare agli stessi, anzi a migliori risultati della medicina tradizionale. Ma anche per questo oggi 2022. Io ne approfitto anche perché mi interessa molto sia la parte storica, quindi necessiterà anche di varie ricerche, il collegamento che anche tu hai giustamente sottolineato tra il popolo ebraico e le streghe, quindi collegate a Salem, collegate allo Ierofante, quindi è proprio tutta una serie anche di terminologia e di origini per cui il popolo di streghe e stregoni è molto affiliato al popolo ebraico, anzi pare abbiano la stessa origine. E poi anche tutta questa sorta di cultura popolare in cui però in realtà mi incuriosisce parecchio, quindi chissà se poi in chat o nei commenti, per chi ci seguirà dal futuro, ci potete scrivere delle storie come quella che tu ci hai raccontato, la vecchina, perché le persone, sarà capitato anche a voi, ci sono proprio una categoria di persone che sul piano fisico hanno dei grossi limiti, ma spesso compensano con delle conoscenze di un altro piano dimensionale. A me, per esempio, è capitato, ero ragazzino, tutto pensavo fuorché anche a predire il futuro, eppure ho incontrato questa vecchina con una menomazione ad una mano, che mi disse delle cose che io lì per lì non ci feci troppo caso, se non poi a distanza di 2 anni ricordarmi esattamente quello che aveva detto ed era quello che lei aveva visto. Quindi in realtà chi di voi ci può anche raccontare? Ne abbiamo parlato anche per esempio come addirittura il popolo dei Cagoz, quindi come alcuni popoli delle strane origini, quindi come se fosse quasi una sorta di discendenza dalle mani palmate, dalle dita palmate e ad alcune malformazioni, però avevano delle conoscenze che noi non abbiamo. Viene in mente anche il gobbo di Notre Dame, no? Di cui ha veramente un'origine particolare collegata poi anche quindi a Esmeralda, al popolo dei Gitani, di cui tanto poco si conosce e in cui tanto andrebbe cercato e approfondito, perché la correlazione tra questa diaspora, questo popolo gitano e le conoscenze esoteriche che porta intrinseche è veramente sotto gli occhi di tutti quando ce lo fanno notare. Però è un collegamento difficile da fare, quindi sono curioso anche di vedere un po' tutti i vari racconti, se mi è mai capitato di incontrare una persona dalle facoltà particolari e perché hanno determinate caratteristiche fisiche, no? Giorgio. Assolutamente. Mi fai venire in mente, guarda, mi dai il là, è pazzesco, cioè non ci mettiamo mai d'accordo io e Gianluca su questo, abbiamo una sintonia pazzesca. A Torino sarà veramente un grande incontro, veramente non vedo l'ora che arrivi il 22, sabato 22 ottobre, veramente non vedo l'ora. E guarda, mi dai il là perché c'è una storia che volevo appunto un'anteprima assoluta, non ho mai raccontato anche parlando di Ray Le Chateau, che tratta appunto di questo, di questa malformazione, e questa malformazione che probabilmente
ha isolato questa donna dal resto delle altre persone e l'ha resa appunto strega. Qui se torniamo a casa mia, Rennes-le-Château, siamo nei dintorni di Rennes-le-Château, un paese che si chiama Saint-Just-les-Bézu. Bézu, e voglio ricordarlo, senza ricordare il codice da Vinci, come si chiamava il personaggio interpretato da Jean Reno, il poliziotto, Bézu, Fache, no? Dan Brown ha semplicemente mutuato Rennes-le-Château cambiandogli nome, mettendolo nel codice da Vinci. Vabbè, ci tenevo a fare questa piccola precisazione. A Saint-Just-les-Bézu, come anche a L'Eclat e anche in altri cimiteri della zona, sulle tombe dell'Ottocento e anche del Settecento trovi una donna in croce. Attenzione, una donna. Secondo alcuni la Madonna, secondo altri Maria Maddalena, ma potrebbero esserci anche altre spiegazioni. Una potrebbe arrivare da questo villaggio proprio abbandonato, cioè semi-abbandonato, piccolissimo, no? Saint-Just-les-Bézu, dove aveva vissuto una donna che era zoppa, e questa zoppia l'aveva resa anche gobba, quindi era zoppa, gobba, aveva un problema un occhio, veramente tanti problemi fisici, no? Tanti problemi fisici, sembrava proprio che, difatti dicevano come che se la natura se la fosse presa su di lei, no? E invece forse aveva compensato questa problematica fisica con una grandissima conoscenza. Innanzitutto parlava in un modo forbito, parlava un francese pressoché perfetto. Non dimentichiamo che in questa zona si parlava il dialetto, come in tutti i paesi, in Piemonte, no? I vecchi parlano il dialetto. Questa parlava un francese perfetto che neanche a Parigi. Già lì, quindi, era una donna che sapeva leggere, scrivere, e soprattutto conosceva dei fiori particolari, probabilmente anticipava i fiori di Bach, no? Conosceva dei fiori particolari che davano determinati benefici. Ad esempio mi raccontava un ricercatore locale, che si chiama Pierre Bren, che c'era un fiore particolare che toglieva la carie. Attenzione, questo seme particolare c'è anche in Brasile. Quindi questa donna appunto con questi gravi problemi fisici in questo paese sperduto su una montagna dove c'erano i templari, e apro sempre parentesi, ma parlando di Rennes-le-Château sono talmente tante le cose che mi vengono in mente che devo aprirne di parentesi. I templari finiscono il 13 ottobre 1307, falso, perché a Bézu i templari ci sono ancora nel 1350. E lo so perché c'è stato un arresto da parte della, chiamiamolo, dalla guardia di finanza del tempo, perché questi templari emettevano monete d'oro senza averne l'autorizzazione. E c'è proprio negli annali, ci sono proprio documenti che testimoniano che vengono arrestati le Templiers du Bézu, i templari del Bézu. Erano templari a tutti gli effetti, con la tunica bianca, la croce patente rossa. Quindi loro, ed era Francia, alcuni dicono, sai, i soliti cicapiani, no? Il cicap del tempo. No, lì era Navarra, era Catalogna. No, lì era Francia, perché è di qua dal confine, ed era Francia. Quindi se i templari di Francia finiscono il famoso venerdì maledetto, il venerdì 13, 1307, a Bézu non se ne accorgono probabilmente, perché continuano per quasi 50 anni, per quasi mezzo secolo, a fare i templari. Ebbene, questa donna aveva una conoscenza per cui riusciva a guarire anche il mal di denti. Guarda Gianluca che guarire il mal di denti non è una cosa molto semplice, perché un conto è una ferita, un conto, ma parlare dentro una bocca. Conosceva un seme di un fiore che è sparito completamente, come il silfio, no? La famosa pianta che troviamo a Saliceto, rappresentata sulla chiesa. Il silfio era una pianta che è stata talmente sfruttata perché serviva per tutto, era il Viagra ante litteram, serviva per il controllo delle nascite, per guarire dalle febbre, cioè con questa pianta facevi tutto. Proprio per questo è stata talmente sfruttata che non esiste più. Ebbene, questa donna conosceva questo fiore, questa bacca, che messa in bocca e masticata toglieva il dolore e toglieva la carie. Io ho assistito a una trasmissione anni fa da un viaggiatore che aveva vissuto a lungo nell'Amazzonia, e diceva che gli indigeni, persone appunto gli indigeni, i veri brasiliani,
avevano questo aspetto, questi denti che venivano curati con una bacca che loro infilavano dove c'è una carie, e questa carie si toglieva. Sparerebbero i dentisti se queste bacche sì, non ci sarebbe più bisogno di andare dal dentista. E quindi questa donna a Saint-Just de Bussy conosceva talmente la natura che riusciva a raccogliere questi fiori, queste bacche, queste erbe. Non era molto ben vista e secondo alcuni era identificata come l'ultima catara, no? Come la famosa donna della pazza di Montcalmo, di cui ho parlato in puntate precedenti, no? Questa bellissima donna che correva completamente nuda sulle montagne dei Pirenei, sul Montcalmo, una delle cime dei Pirenei, quindi siamo sempre in zona Rennes-le-Château, siamo nel 1800, prima metà dell'Ottocento, viene presa più volte, lei sfugge, no? E conosceva la natura e si faceva riscaldare dagli orsi. Gli orsi non la mangiavano, i lupi non la mangiavano, ma la riscaldavano. Tant'è che a valle gli dicevano i cacciatori, ma lassù ci sono gli orsi, ci sono i lupi. E lei diceva, io non ho paura degli esseri a quattro zampe, io ho paura di quelli a due, ho paura di voi. E lei tornava su completamente nuda e viveva in perfetta simbiosi nella natura con questi orsi e con questi lupi. Anche lei era una strega. Tant'è che poi viene chiusa in un convento dove muore. E questa chiusura nei conventi e la morte repentina purtroppo non era un caso isolato. Mi viene in mente la famosa Maria Giovannone, che abbiamo parlato nel caso di Grignaschi, anche lei una donna che analfabeta ma che conosceva il mondo, aveva una grande cultura, una grande conoscenza, ma all'età di 33 anni viene rinchiusa in un monastero nel Novarese e pochi giorni dopo muore. Caso strano, pochi giorni dopo muore, come la pazza di Montcalm e come questa vecchina del Besù che è scomparsa nel nulla. La gente dice che se la sono mangiata i lupi, io non credo proprio, penso che se la siano mangiata i lupi a due gambe con giacca e cravatta. Ecco. Anche questa è la caccia alle streghe. Stavo guardando anche un po' la chat, voglio fare esattamente una precisazione, perché... Spirito chiede, ma cos'è una strega? E allora io, è vero che ho parlato anche di persone che hanno facoltà, ovviamente ci sono... Perdonatemi, ecco le streghe. Ecco, le streghe. Addirittura Mesbet, io lo sentivo muto. Comunque, quindi siamo, cioè, qualche scusate. Dicevo, è vero che ci sono vari tipi di persone che hanno facoltà, ma la teoria, lo spunto di riflessione che faccio a voce alta è proprio che non ci sia una discendenza, una linea di sangue, un popolo particolare che porta determinate caratteristiche. Ne abbiamo parlato diversamente, è proprio una facoltà, un popolo nel popolo, una linea di sangue particolare, così come chi segue la linea del sangue blu, perché hanno determinate discendenze, quindi determinate derivanze dai cosiddetti popoli delle stelle, popoli che sono scesi, una linea di sangue con maniera più vicina all'imperatore, quindi piuttosto che a coloro che sono scesi dal cielo, piuttosto che facoltà divine, esistono però altri tipi, quindi quanti tipi di umanità diversi ci sono, quanti tipi di sangue diversi ci sono, e in particolare chi porta i segni di un determinato popolo che si manifesta, lo abbiamo visto per esempio in centro Europa, in paesi come l'Ungheria, avere anche il sesto dito, addirittura quindi esseri umani con sei dita, hanno delle facoltà particolari, quindi lì, oltre chi ha facoltà, per esempio hanno citato anche Gustavo Roll, insieme ai medium c'è proprio chi porta nel sangue che si manifesta anche con dei segni fisici ben particolari. E quindi dopo questa mia riflessione che ho fatto a voce alta insieme a voi, rimando a Giorgio per che cos'è una strega, no? Quindi facciamo un po' di chiarezza.
Giusto. Rispondo immediatamente soltanto a un, appunto, a un ascoltatore che chiede appunto chiarimenti sulle donne in croce. Sì, guarda, in questa zona, l'area diciamo del paese Cato, paese Qatar, da Carcassonne verso i Pirenei, quindi non solo Rennes-Château, è normale trovare nei cimiteri tombe antiche, ovviamente prima del Novecento, quindi dal 1800, anche 700, cosa rimane, delle donne in croce, delle donne che sono messe in croce, non crocifisse, ma con le mani giunte sul petto o a volte con le mani lungo i fianchi, e le troviamo a Saint-Just-les-Bessus, le troviamo a L'Eclat, le troviamo a Rennes-le-Château, le troviamo a Rennes-les-Bains, le troviamo un po' dappertutto in queste zone, da Lille-les-Bains e quant'altro. È molto intrigante. Secondo la tradizione sarebbe Maria Maddalena, secondo altri la Vergine Maria, ma propenderei più per Maria Maddalena, perché in questa zona Maria Maddalena è la sovrana. La Madonna a volte c'è, a volte non c'è, e quando c'è a volte dietro l'altare, come a Rennes-le-Château, davanti all'altare c'è Maria Maddalena, oppure è una strega. Bene, torniamo alla domanda di Gianluca. Che cosa sono le streghe? Ma strega è un termine appunto che sta a significare un essere che fa il male, è legato al demonio, è legato a questo consesso carnale col diavolo. In realtà non c'era tanto questo, il consesso carnale col diavolo avveniva proprio per liberarsi da questa tortura. Non abbiamo dei dettagli di donne che dicono sì, io sono stata insieme al diavolo, a meno che ovviamente parliamo di sette particolari, no? Una è ancora negli anni 70, 60, con a Bel Air, no? Con Manson, il gruppo di Charles Manson, no? Quando uccidono Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski. E allora lì si parlava proprio, che si diceva che Charles Manson proprio diventasse il demonio e quindi si congiungesse con queste giovani donne, e proprio per renderle streghe. Ma in realtà la strega non è nient'altro che una donna colta, una donna che sa, una donna di sapienza. E quindi è una donna che era vista in un certo senso come un pericolo, perché la donna doveva stare al proprio posto. E non doveva curare. Perché curava il corpo? Perché sapeva queste cose? È piuttosto strano questo. Mi viene in mente un'antica leggenda araba nel quale uno sceicco deve scegliere delle persone, delle donne da tenere nel proprio palazzo, e le raduna tutte, dato che sono moltissime, le raduna tutte e dice nelle orecchie ad ognuna, fa una domanda: quanti denti ha un determinato pesce? Poi, ottenute le risposte, le divide in tre gruppi: un gruppo a sinistra, un gruppo al centro, un gruppo a destra. Non parliamo di politica, è sinistra, centro e destra, è proprio stato sto sceicco che le ha messe così. Ebbene, il gruppo di sinistra le manda via perché hanno detto un numero sbagliato, a caso, e allora le manda via. Il gruppo di destra le manda via perché hanno detto il numero giusto dei denti. Allora dice, io non mi fido di una donna che sa quanti denti ha in bocca un pesce. Tiene il gruppo di centro, ripeto, non c'entra la politica, il gruppo di centro, perché queste donne gli hanno detto, caro sceicco, non lo so. E allora vedete, anche in questo caso, questa leggenda araba ci dice che appunto le donne che sanno troppo è meglio diffidare. Interessante questo racconto, ma io voglio anche collegarlo, poiché se pensiamo che in realtà, collegate a una certa linea di sangue derivante dal popolo ebraico, collegato anche a una linea di sangue derivante dalla tredicesima tribù, che guarda caso sta a capo di tutte le famiglie che comandano realmente il mondo, puoi vedere che la caccia alle streghe altro non è, facendo finta che, una pulizia etnica di un qualcosa. Perché si accaniscono sulle donne? Perché anche nel popolo ebraico solo chi lo è da parte di madre lo è per certo, chi lo è solo da parte di padre non viene considerato
all'altezza del popolo, poiché il padre non è certo. Quindi si accaniscono sulla linea materna, così dall'altra parte garantisce solo la linea materna. E quindi questo apparente accanirsi, il demonio, è come se ci fosse una sorta di guerra, e quindi l'altra linea di sangue che va cancellata è il male. Potrebbe? Sicuramente. Se ci sono domande, ne approfittiamo anche per farle in diretta a Giorgio, e ti lascio, tra l'altro, per esempio Marco, ma poi perché bruciarle se le voleva? Ah, no, vabbè, comunque. Cioè, perché questa mania per anche dargli fuoco? È il fuoco purificatore. Il fuoco che purifica, in realtà non morivano per il fuoco, morivano asfissiate dal fumo. Però il fuoco purificatore lasciava questa cenere, quindi annientava il loro corpo, e secondo questa tradizione antica, che arriva addirittura dai Sumeri, avrebbe annullato anche la loro anima. E quindi era il modo migliore per disfarsi del demonio. Questo fuoco purificatore. Chi è il primo che ci parla di questo fuoco? Eraclito, il filosofo Eraclito della scuola di Mileto, no? La scuola di Mileto è l'inizio della filosofia occidentale. Talete che ci parla dell'acqua, Anassimene che ci parla dell'aria, Anassimandro l'apeiro, e poi c'è Eraclito che ci dice: no, l'archè, c'è la base, tutto è il fuoco. Il fuoco è quello, è il mutamento. Il fuoco è l'archè della vita, è la spiegazione del logos. Col fuoco ottieni tutto e cancelli tutto. Probabilmente si rifacevano a questi insegnamenti di 400-500 anni prima di Cristo, della scuola di Mileto, il fuoco purificatore. E del resto è un libro bellissimo, no? La Luna e i Falò di Cesare Pavese, e che si conclude in un modo veramente molto affascinante, no? Quando il protagonista vede ai fianchi della strada i resti di questo falò, dove avevano bruciato appunto una donna, una persona. E ma qui siamo dalla guerra, no? Però è identificato con il modo per ingrassare la terra. Nell'antica civiltà contadina, soprattutto in Piemonte, parliamo di questa zona, e si facevano i fuochi, si facevano i falò, si accendevano per ingravidare la terra. Questa cenere che rimaneva serviva per far fruttificare la terra. E quindi il fuoco di Eraclito arriva anche ad annullare queste povere donne. Uno poi ho letto, io mi diffido di tutte, quindi avrebbe mandato via anche quelle che hanno detto non lo so, ecco. Il famoso sceicco l'avrebbe mandato, no, gli servivano un po' di donne per la sua corte. La povera però, bellezza Orsini. Tu devi assumere un domani, io mi auguro, facciamo finta che dovrei assumere 30 segretarie, te ne servono 10, le dividi e chiedi quanti denti ha in bocca il pesce e la carne. Non so. Quello, domanda. Guarda, è un bel sistema. La povera bellezza Orsini che si uccise in prigione, fra l'altro Orsini, nome di una famiglia molto particolare, è una di quelle amici famiglie che... Colonna, gli Orsini. Ecco, molto potente ancora oggi. E poi il fatto della tortura, che ovviamente questi, soprattutto i domenicani, imparano benissimo. Io ho visto un museo della tortura dove ci sono queste macchine, mamma mia, terribili, e quindi sfido chiunque a resistere a questo dolore atroce, qualche cosa che praticamente confessavano qualsiasi cosa venisse loro chiesta, ecco. Sicuramente il diavolo non aveva tempo per congiungersi tutti i sabati notte, perché tra la notte tra sabato e domenica è sabato, no? Shabbat, no? E quindi in questi sabati sicuramente non avrebbe avuto tempo questo povero diavolo, ecco. E quindi queste povere donne confessavano qualche cosa fatto. C'è una domanda interessante, vedo: è vero che qualcuno veniva dichiarata eretica perché perdevi i suoi beni che venivano spartiti? Certamente, i beni venivano spartiti tra l'Inquisizione, tant'è che i catari che venivano condannati erano spogliati dei loro beni, quindi chi aveva qualche cosa gli veniva tolto tutto. Ma attenzione,
la parola eretico viene sempre usata così a sproposito, perché eretico vuol dire scelta, colui che sceglie. Quindi queste donne, considerate eretiche come i Catari, erano semplicemente donne che avevano fatto una scelta. In questo caso la scelta era la natura. Ma la natura, in questo caso, allora, come ci insegna Giacomo Leopardi, era matrigna, una natura matrigna, e quindi andava condannata. E la domanda che mi faccio da solo potrebbe essere: come mai in quest'epoca, cioè il 600, come mai il 600 è il secolo per eccellenza della caccia alle streghe? Perché è un secolo di transizione, il 600, è un secolo che invidia il 500, perché il 500 è stato l'epoca del Rinascimento. Pensa, soltanto in questo secolo abbiamo concentrati a Firenze in pochi chilometri quadri Leonardo, Michelangelo, Raffaello, tutto lo scibile più grandi, il momento più alto della cultura mondiale è stato il Rinascimento fiorentino. Il secolo seguente è un secolo del barocco, cioè di queste colonne, cioè tu vedi una chiesa barocca, qualcosa che bisogna riempirsi gli occhi, no? Allora usano la grandezza a scapito della qualità, cioè la quantità a scapito della qualità. Ed è un secolo appunto di transizione con quello che sarà poi il Settecento, il secolo dei lumi, il secolo delle grandi rivoluzioni, il secolo dei grandi cambiamenti, il secolo che ci ha portato a quello che siamo noi oggi, se vogliamo, il Settecento. Ebbene, probabilmente proprio questo secolo, il 600, che è di transizione, affonda le origini nell'antichità, cioè nel Medioevo, nel tempo buio. Quindi, per conto mio, sicuramente nel 500 anche magari non ci sarebbe stata una caccia alle streghe così forte come abbiamo appunto nel 600. E ricordiamo l'ultimo, 1793, ultimo rogo che si accende per bruciare una donna che si dice strega. Chiedono se c'è stato un evento di fine caccia alle streghe. Come si è conclusa questa orribile pratica? Ma si è conclusa perché praticamente la Chiesa aveva preso poi posizione, come aveva preso posizione Carlo Magno, e Carlo Magno non era d'accordo con questo, e la Chiesa poi si accorge che non c'è più bisogno di questo, perché ci sono altri nemici, semplicemente, queste streghe, questi avvenimenti che continuano, perché le donne che si ritrovano tra di loro, che conoscono la natura, non è che spariscono col 600, però è un cambiamento proprio epocale. Il cambiamento epocale lo abbiamo con la Rivoluzione Francese, abbiamo quello che sarà poi l'illuminismo, il romanticismo, e ci sono altri nemici, altri aspetti che la Chiesa deve tenere sotto controllo, e quindi queste donne, diciamo, non interessano più. Ma il discorso della strega continua con l'emblema, ad esempio, della Befana. L'emblema della Befana è un emblema di una strega, di una donna appunto che all'Epifania porta i doni, no? Porta il carbone, e continua, se vogliamo, in questo mito della Befana, e nel mito appunto di queste donne guaritrici, che in varie popolazioni cambiano nome, no? Ho letto della curandera e quant'altro, ci sono. Ma sono cambiati i tempi, e quindi quello che era un aspetto preponderante, cioè annullare il demonio, con l'illuminismo si capisce che il nemico non è una entità, ma è una persona in carne ed ossa che ci sta nel confine a fianco al nostro, ecco. Quindi bisogna concentrarsi su altri nemici. Così come, giustamente a lei si dice, fanno le consulenti dei potenti, effettivamente c'è stata anche un'epoca in cui ogni potente aveva in qualche modo la sua strega, quindi ci sono strani eventi che hanno portato anche alla caccia alle streghe, perché esiste anche un prima e poi hanno misteriosamente finito perché è accaduto magari un qualcos'altro, però effettivamente il rapporto potente e ognuna di queste aveva la propria strega o le proprie pratiche anche a livello magico e anche a livello di oracolo, a livello proprio di ritualistico, anche in stile tipo le mantiche, no? Quindi tutto ciò che è la predizione, la lettura degli eventi, no? Quindi c'è un prima la caccia. Certo.
Vabbè, ho letto una cosa interessante, al sud Italia ancora ci sono le streghe. Sì, effettivamente c'è una tradizione molto forte al sud, l'abbiamo l'emblema del premio Strega, nato a Benevento, no? Maria Bellonci, no? Il più famoso premio letterario italiano, proprio col liquore Strega. Il premio Strega non prende un nome così a caso, eh? Quindi Benevento, la zona del Beneventano. Mi raccontava un amico napoletano che nella provincia di Napoli c'era appunto questo mito di alcune donne che riuscivano a catturare dei galletti particolari. Perché ti dico questo? Perché Pitagora, tra gli insegnamenti della scuola pitagorica, che sottolineo era a Crotone in Calabria, lui di Samo, greco, ma fonda la sua scuola a Crotone, c'era quello di non toccare mai un gallo bianco, un gallo bianco. Perché si diceva che il gallo bianco doveva essere evitato, come anche diceva Pitagora, di non specchiarsi mai di notte con un lume acceso, no? Uno specchio con un lume, perché si sarebbe visto il proprio doppio, la propria anima o qualcosa di negativo. Ebbene, lì nella provincia di Napoli, tra Napoli e anche Avellino, anche nella zona di Avellino, c'era appunto questo racconto mi raccontava questo amico, di queste donne che erano le uniche in grado, ad esempio, se c'era un gallo, un galletto bianco, di prenderlo e tirargli il collo per mangiarlo. Cioè, uno aveva un gallo bianco, si aveva paura a toccarlo e venivano chiamate queste donne proprio per prendere e uccidere il galletto bianco. Allora mi fa venire in mente Pitagora, antichi insegnamenti pitagorici. E in Val Camonica, bravo Giovanni Mesbet, che in Val Camonica ci sono ancora, esatto, in Val Camonica, appunto questa vallata molto bella. E ci sono effettivamente ancora queste donne che conoscono la natura e quindi queste streghe. Ma Le praticamente ovunque, provate a pensare anche solo a quelle pratiche popolari, ogni volta c'è un neonato, il far portare il bambino a far segnare i vermi, a fare determinate credenze che veramente sono di epoche che si pensa essere passate, in realtà sono molto presenti. Quante usanze, io l'ho riscontrato soprattutto con il culto dei neonati, lì persiste perché poi uno cresce e si fa prendere, ma quando c'è una nuova nascita è lì il momento in cui tutti vanno dalla nonna, dalla vecchina e spesso in famiglia, ognuno in ogni famiglia ha la figura di riferimento che dice anche la pratica dell'olio per determinati influssi e il cosiddetto malocchio. Mi viene in mente di segnare i vermi perché lo sento spesso, no? Dire quando sanno che le persone sanno che mi occupo di pratiche iniziatiche, filosofiche, esoteriche, tutti vengono a farmi la domanda: ma quindi, ma perché mia zia segna, mia nonna sa fare questo, sa leggere la mano, sa fare i tarocchi? Quindi in realtà è molto, molto, molto diffusa questa cultura, no? Sì, guarda, ad esempio adesso va in TV, a mio avviso sta prendendo il posto del Covid, questo del fuoco di Sant'Antonio. Penso che sia una Sì, cosa che no, interessi molti sì, perché no, alla radio, quando alla radio sento questo sì, cambiamo argomento perché YouTube non gradisce. Quindi, però. quindi sta diventando il Covid del 2000, dell'autunno del 2022, scusami, Non perché nominiamolo però più, c'è bravo. il fuoco di Sant'Antonio, no? Si parla di questa malattia che poi è un herpes, no? Un herpes zoster, no? Ebbene, io al mio paese c'era appunto una signora che segnava, anche lei guariva il fuoco di Sant'Antonio a distanza. E, ad esempio, c'erano problemi sulla pancia, metteva un bicchiere rovesciato con una candela accesa, una cosa del genere, se non mi ricordo, oppure come hai detto tu, l'olio dentro l'acqua, se queste gocce di olio si espandevano, succedeva un qualche cosa, se restavano raggrumate la cosa era migliore. E ci sono ancora nel 2022, ripeto, questi spot strani sul fuoco di Sant'Antonio, che è una malattia, scusami, ma dei secoli proprio, Allora parliamo della peste bubbonica, no? Del 1300, del 1600, vabbè, allora torniamo anche a quello. Questi spot, sia radiofonici che televisivi, che quindi costano, mi fanno un po' pensare. E queste streghe curavano anche il fuoco di Sant'Antonio, che è poi un herpes, herpes zoster. Però anche questo è una di quelle pratiche, di quelle usanze, perché poi sotto il folklore, se lo dovremmo fare anche una puntata sulle varie
credenze popolari, il lupo mannaro, quella persona in paese che ha determinate facoltà, allora la credenza dei tre scalini, non entrare in casa se non si è invitati, sono poi tutte pratiche ben codificate e ben studiate nei vari rami di filosofie esoteriche ben precise e sono veramente molto 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 frequenti in quasi tutti i paesi, in quasi tutte le zone rurali permangono molto di più, eh? Quindi si riscontra meno nelle grandi città, ma in tutta Italia, nord, centro e sud, ci sono veramente tanti tanti di questi episodi che andrebbero in qualche modo studiati e raccolti, perché si tenderà poi a perdere, quindi cercheremo di in qualche modo fare un po' da collante, fare un'inchiesta anche su questo. Poi ci sono dei personaggi che a un certo punto la Chiesa si appropria anche di determinate facoltà, prima le combatte e poi se ne appropria. Certo, assolutamente. E l'esempio, come ti dicevo, di Spigno Monferrato, abbiamo proprio questo villaggio che poi viene abbandonato, che è proprio una zona sulle alture del paese, da dove si diceva che era il paese delle streghe, venivano da lì e ci sarà un processo, ci saranno delle celle. E ancora oggi c'è vivo questo ricordo, soprattutto il volo, ecco, l'emblema della donna che vola, la Befana sul manico di scopa. Però mi ha fatto ridere che su questi testi antichi ho trovato che addirittura queste streghe volavano dentro una pentola, volavano attaccate a un albero, cioè qualunque cosa, e le portava a questi consessi col diavolo. Quindi il diavolo, nella fretta, si vede che usava anche una pentola, metteva probabilmente una pentola bella capiente, metteva queste donne dentro per trasportarle a questo prato del Sabba. La cosa della cura, però, è interessante anche la cura a distanza. Siamo appunto settembre 2022, io conosco una carissima amica che ogni tanto le telefono lei gratuitamente, cura dei dolori a distanza. E allora una strega? Ben venga. Sicuramente saranno anche degli spunti per delle escursioni. Tu, Giorgio, a quale escursioni stai lavorando? Come si può fare per andare insieme a te a Sì. visitare quello che tu ci consigli? Sì, allora innanzitutto la mia mail per contattarmi, il mio cognome baiettiprotonmail.com e sarò lieto di rispondere a tutte le domande. Stiamo organizzando appunto un'altra visita a tantissimi gruppi e sono venuti una visita nei misteri della Renne Chateau Italiana, appunto nella Val Bormida, nell'entroterra di Savona, fino al Cuneese, sta avendo un grandissimo successo. E ci sono persone che sono venute 3 volte, una coppia di carissimi amici di Torino che c'erano in contatto, penso anche questa sera, e una coppia di Pavia che sono già venuti 3 volte a fare il giro. Addirittura nell'ultimo c'erano molti umbri da Orvieto, da Perugia, da Venezia, da Treviso, veramente tantissimi contatti. E abbiamo spostato in primavera, Gianluca, ma la faremo con te, Rennes Le Château, perché adesso c'erano alcuni problemi proprio di alloggiamento. Sposteremo in primavera Rennes Le Château e poi inserirò alcune tappe di cui vi darò una sorpresa, che sono nella zona tra Spigno e Altare, dove ad esempio c'è una casa maledetta in cui un uomo ha scritto un romanzo, La morte in vacanza, che poi è diventato tanti film, tra cui ti presento Joe Black con Brad Pitt e Anthony Hopkins. Non è nato a Hollywood, è nato in questa zona dei misteri della Val Bormida. Quindi resto in attesa, ci sono già molte richieste, e poi ci prepariamo per la notte di Halloween, che sarà una sorpresa, ecco, ma ne parleremo a suo tempo. Nel frattempo invito poi tutti a Spigno quando ci sarà la premiazione del premio letterario Il Vento dei Calanchi ai primi di dicembre, ma daremo poi su questi canali informazione specifica. Anche il 20 ottobre, il 22 ottobre, quando ci vedremo a Torino, veramente. A teatro, lo ricordiamo. Sì. Guarda, ti chiedo come ultimissima cosa, molti mi hanno chiesto, riguardante anche una puntata che abbiamo fatto insieme, di quel per nulla famoso ma importantissimo tempio induista tra il Piemonte e la Liguria, nascosto. Sì, allora lì ho preso i contatti, è il più grande tempio indù d'Europa, che è nei boschi di Altare, sottolineo nei boschi, immerso nei boschi con una strada sterrata,
ma ho già preso i contatti per farci venire a prendere, per aprire tutto, sarà un piacere accompagnarvi, dove si rimane veramente a bocca aperta, perché nessuno immaginerebbe che in questi immersi in questi boschi ci sia un qualche cosa del genere, con queste statue enormi e soprattutto con questa bellissima gente che abita in questo centro, monastero. E molti sono anche italiani, non sono solo indiani. Tutti gli anni d'estate c'è una festa che raduna sempre un minimo, sono 3.000 persone che vengono portate in questo tempio dove ci sono appunto questi rituali. Anche di questo, se vuoi, mi faremo una puntata, ma comunque chi mi contatterà sarò ben lieto di accompagnarlo. E ad Altare ricordo sempre a livello storico che c'è il famoso, c'è innanzitutto un cippo, che era un antico menhir, perché non, nulla nasce per caso, da dove nascono le Alpi e gli Appennini, oggi c'è un cippo, quindi lì nascono le Alpi e gli Appennini, a destra le Alpi Marittime, a sinistra gli Appennini, e poi c'è un cimitero delle Croci Bianche dove un generale della Repubblica Sociale, siamo negli ultimi scampoli della guerra interminabile nel 44-45, decide che i morti sono tutti uguali, allora fa seppellire in questo cimitero che è visitabile partigiani, nazisti, fascisti, americani, tutti hanno creduto in qualche cosa, ripeto, un generale fascista, lo dice, la morte li ha uniti e qui li troviamo qui ad Altare. Gli Hindu, il cimitero, i misteri del vetro e quant'altro, quindi merita sicuramente un viaggio e non solo Altare. Giorgio, io ti ringrazio per questa sera, facciamo anche un esperimento che servirà anche per la maratona di domenica sera, quindi ora io metterò la sigla e saluterò Giorgio Baglietti. Tutti voi, quasi 700 persone che siamo in chat, ci sposteremo, per chi vorrà, sul canale Gianluca Lamberti, quindi che è il nostro canale secondario, e andiamo a fare un altro pezzo di puntata insieme, raccontando un po' qualcosa sull'attualità prima del silenzio elettorale che arriva alla mezzanotte, quindi esattamente fra un'ora e mezza. Quindi sì. Giorgio, grazie di cuore per questa puntata insieme e come al solito vi invito a recuperare le puntate precedenti che abbiamo fatto e io col mio solito Hare Krishna vado in sigla. Grazie Giorgio. Iscrivetemi, baiettiprotonmail.com. Grazie.